Ciao a tutti, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questa 42esima puntata di Pillole Spartane. Una domanda molto frequente che viene posta è la seguente: è meglio fare l'aerobica prima dei pesi, prima dell'allenamento con i pesi oppure dopo l'allenamento con i pesi? Premesso che se effettuate l'aerobica per questioni di allenamento sul fattore resistenza, allora non ho nulla da dire. Viceversa, se state facendo l'aerobica per dimagrire o per bruciare grasso, vi fermo subito dicendovi che non state eseguendo la migliore strategia per bruciare grasso e mantenere la massa muscolare il perché lo abbiamo affrontato nei precedenti video di questa serie, appunto pillole spartane, quindi vi invito a guardare i precedenti video sulla mia pagina Facebook oppure sul canale YouTube. Detto questo, l'aerobica è meglio eseguirla prima o dopo l'allenamento con i pesi? Vi dico subito che è bene eseguirla dopo l'allenamento con i pesi e vediamo perché. Innanzitutto i pesi sono, ovviamente dipende dall'allenamento, ma... L'allenamento di, di bodybuilding eseguito con esercizi magari con serie e portata a cedimento richiede energie fisiche e mentali totalmente integre. Quindi andare a fare aerobica prima di un esercizio con i pesi, oltre ad avere il problema della sudorazione, che quindi andate a posizionarvi sugli attrezzi e, e magari qualcuno può avere qualcosa da ridire contro di voi. Oltre a questo, oltre alla sudorazione, vi è appunto una perdita di energie che va a condizionare la prestazione sui pesi e una perdita di sali minerali che, se non reintegrati, possono aumentare il rischio di infortunio muscolare. Poi, l'aerobica è un tipo di esercizio che tende ad abbassare i livelli di testosterone ed alzare i livelli di cortisolo. Con meno testosterone abbiamo meno efficienza del sistema nervoso. Meno, meno aggressività e quindi meno predisposizione all'allenamento di potenza o comunque allenamento con carichi elevati con i pesi. Viceversa, il vantaggio di fare l'aerobica dopo i pesi è il fatto di avere comunque già un metabolismo attivo dall'allenamento con i pesi e quindi aver diciamo, attivato quei meccanismi biochimici che facilitano il consumo di grassi. Quindi andando a fare il lavoro aerobico dopo i pesi, il corpo ci mette meno tempo a shiftare dal consumo di, di glicogeno a quello di, di grassi. E poi, diciamo, essendo un esercizio a bassa intensità, anche se avete consumato energie durante l'allenamento con i pesi, questo inficcerà meno sulla riuscita dell'allenamento aerobico. Vi ricordo comunque che fare già un'ora, un'ora e un quarto di pesi, a cui è andata ad aggiungere del lavoro aerobico, diventa un volume di allenamento totale importante che può aumentare di molto i livelli di cortisolo, e questo può essere un ostacolo al dimagrimento. Come sempre vi ringrazio, l'argomento di oggi è finito, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!